Dunque, professoressa, oggi in aula abbiamo avuto un referente della cooperazione sociale, Pietro Borghini, che ha portato un esempio di cooperazione. Ci interessa sapere il motivo per cui è stato convocato qui, nell'ambito di quale percorso formativo per i ragazzi e che cosa così è stato discusso in aula, di che cosa avete parlato. Allora, il corso di laurea magistrale in progettazione e gestione dell'intervento educativo nel disagio sociale intende mantenere questo dialogo col territorio, quindi favorire da parte dei ragazzi esperienze in contesti concreti, sia una volta usciti, quindi laureati, sia durante il percorso di studi. Quindi questo dialogo con un ente del territorio, particolarmente dedito poi alle attività che saranno un po' al centro, no, del percorso di carriera di questi ragazzi, ci è sembrato un dialogo importante da portare avanti con un testimone diretto che da tanti anni affronta delle tematiche che tra l'altro si collocano, fanno da ponte tra la psicologia del lavoro delle organizzazioni, che è il corso del quale io sono docente, e il corso di antropologia dei processi migratori che il professor Riccio, oggi in aula presente insieme a me, porta avanti con questi stessi studenti. Quindi abbiamo cercato un po' di creare un dialogo col territorio, con un'esperienza concreta, con la psicologia del lavoro delle organizzazioni e l'antropologia e con quelle che saranno le future esperienze di questi studenti. Come hanno reagito i ragazzi agli elementi formativi che sono stati proposti? Sicuramente molto attenti, parte di loro opera già in contesti della cooperazione, anche se in territori diversi, con utenze in realtà diversificate, e secondo me hanno in qualche modo avuto modo di allinearsi, quindi di arrivare ad avere una base comune di conoscenza tra chi già vive in termini di esperienza lavorativa e chi ancora non lo fa, rispetto a quelli che sono poi i meccanismi delle cooperative, non solo, ma anche di capire qual è in realtà il contesto locale nel quale poi si colloca il loro corso di laurea e molto probabilmente quello che sarà il loro futuro lavorativo usciti di qua, quindi il territorio di Milano. Grazie.